È difficilissimo cercare la qualificazione, diciamo, per cioè, questo lo facciamo dopo. Speriamo di no. Comunque sappiamo che è una brutta sconfitta quella di questa sera. Però sappiamo che dobbiamo andare lì a fare la partita, non è impossibile, un gol di scarto, quindi andremo lì a fare la partita e cercare la qualificazione. Avete rincuorato in qualche modo Felipe Anderson, gara non brillante e poi quel rigore della possibile svolta sbagliato? Beh, capita a tutti di sbagliare un rigore, forse era meglio che segnava per lui, per il morale, però è un ragazzo intelligente, noi gli stiamo vicino come abbiamo fatto sempre, quindi un ragazzo intelligente, un giocatore bravo, giovane, quindi sono cose che cadono. Antonio, la Lazio come è stato? Con la sconfitta di Catania arriva un'altra sconfitta della Coppa Italia. Volevamo riscattarci per la brutta sconfitta di Catania, ma non l'abbiamo fatto e ora da domani pensiamo alla gara contro il Sassuolo. Certo, un brutto stop questo qui, perché ripeto, in Europa ci teniamo ad andare avanti, quindi da lunedì penseremo alla gara di ritorno. Voglio pensi che tutto impegno questa sera? Ma penso di no, comunque non abbiamo sofferto più tanto, magari qualche episodio del primo tempo loro, di quello sbagliato, però abbiamo avuto tante occasioni anche noi. Antonio, come vive la squadra in questo momento che c'è anche a livello ambientale, domenica c'erano contestazioni nei confronti del presidente Rodito, voi come a livello di spogliatoio come state reagendo? A livello di spogliatoio bene, sappiamo che noi il campo è quello che parla per quanto ci riguarda, quindi noi dobbiamo dare il massimo partita dopo partita e andare avanti. Sappiamo che comunque non ci nascondiamo dietro a niente, l'ambiente è così, però noi, ripeto, il campo è quello che conta. Antonio, il campo di Gerazzo non riesce a fare gol. Che scusi? Gerazzo non riesce a fare gol, non i problemi. Infatti, qualche settimana fa non dicevamo questo, perché comunque abbiamo fatto risultati importanti, anche forse giocando un po' meno bene. Ora comunque dopo la sconfitta di Catania sono emersi che non riusciamo a far gol, però l'abbiamo fatto anche lì e magari qualche tensione in più e si può far meglio. Antonio, qual è l'errore da non ripetere tra 7 giorni in Bulgaria? Beh, comunque l'approccio deve essere importante. Sappiamo che abbiamo 90 minuti per fare un gol, quindi andiamo lì con la nostra consapevolezza e niente, sappiamo, ripeto, che dobbiamo giocarcela per i 90 minuti. Ultima. Fino a Catania soltanto Lodi, poi 2 sconfitte con 2 prestazioni brutte, anche quella di questa sera. Come diceva lei, sì, quella di Catania e quella di questa sera sono 2 brutti stop. Siamo un po' abituati, però noi dobbiamo migliorare, magari a volte non ci riusciamo. Ripeto, ormai è andata, domani dobbiamo pensare alla partita di domenica. Grazie.